Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e vi sbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? In molti cresce la paura di essere catapultati verso un domani incerto e il bisogno di fissare all'orizzonte un punto di riferimento valido, grazie al quale costruire la propria vita con sicurezza e tranquillità. Il fascino del mondo dello spiritismo è in ascesa. I fedeli di molte religioni credono nel prosieguo della vita dopo la morte. Questa credenza apre le porte ad ogni genere di possibilità paranormale, reale o immaginata. Praticare l'occulto rende l'uomo schiavo del peccato e degli spiriti maligni che lo porteranno prima o poi alla distruzione. Escludiamo ogni negatività dalla nostra vita della quale può servirsi Satana. L'unica fonte della quale possiamo avere la massima fiducia è Dio. Ci ha dato l'onore di parlare con Lui e di affidarci a Lui completamente. Con Dio possiamo costruire la nostra vita e farci accompagnare con questa certezza, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Buona giornata.